Callegari, il portiere, e Fefe Bagalini raccolgono l'applauso. Pensiero in particolare in questo caso viene spontaneo a Paolo Rossi, che ha accompagnato la mia generazione, ma anche tante altre. No, mai come mai una nazionale come quella dell'82 era formata da gente come noi, che potevano essere davvero i nostri amici. Rimessa laterale in favore della Futsal Cobà. Guga sgolastra, ancora Guga. Borsato, il buon giro palla, bella l'azione, grande gol! Luiz Borsato lascia João Pedro sul posto. Guga sgolastra, ecco Fefe Bagalini che ha una bella occasione, e João Pedro questa volta riesce ad intervenire. Adesso c'è un altro fallo, siamo a due. Ci provano i giocatori in maglia gialla, ma c'è rinvio subito. Guga, intervento ottimo del capitano del Fefe Bagalini, si riprende il pallone che aveva perso, ed ecco Luiz Borsato, bene Nico Ostro, gol! Capolavoro, capolavoro di Luiz Borsato, e Nico sgolastra. João Pedro, che lo vediamo anche da qui dall'espressione, che è molto attento perché pensa sempre all'invenzione del garoto. Eccola che arriva puntuale, c'è il palo esterno di Bernardez, infatti c'è il garoto de Maringà, che è per distacco fino a questo momento il migliore in campo. Eccolo ancora il garoto, e Guga mette in rete dopo che il portiere era riuscito, Callegari, a respingere la prima conclusione. Ha fatto irruzione Guga, e Guga la mette dentro. Tentativo non male da parte di Ponce, ancora Console, molto buono al controllo del ragazzo pugliese, che però viene fermato. Poi in terza battuta riparte e colpisce il palo interno, sfortunata la squadra dell'Atenas, perché Ponce ha colpito il palo interno e poi il giocatore Marzio è stato fermato da una grande parata del nostro Fuzza. Svierkowski sgolastra, ah, bella azione. Svierkowski non è riuscito a trovare l'appuntamento col gol, poi c'è un grande intervento di Callegari, che si arrabbia abbastanza con, molto reattivo, il portiere della Tenax, però il bravissimo Console si trova al posto giusto al momento giusto. Poi c'è Bernardez, che è con Fioretti in campo. Ecco Bernardez, Bernardez, molto bene, palo interno, pareggiamo il conto dei pali. Bella azione di Bernardez. Guga intercetta João Pedro, e poi ecco che vengono in avanti ancora con un tiro di poco impreciso con Ponce, i giocatori dell'Atenax. Intervento del nostro portiere, poi c'è il contropiede molto bello di Guga, e Yuri Fioretti entra lui con il pallone in rete. Bravo Yuri, che ha seguito questa bella azione della maraviglia paranaense. Ottimo il passaggio, Bernardez, bel diagonale, di poco impreciso, di poco largo. E qui siamo noi a farci sorprendere, è stato bravo Giannattasio, molto pronto. Siamo sul 5-1 per il Futsal Cobà, che ha commesso 5 falli, attenzione, nessuno, la squadra dell'Atenax. Ecco il garoto de Maringà, è bello questo intervento del portiere dell'Atenax,
come bella l'idea della conclusione del Garotto. Astrogol e bella parata di Callegari, bravo, bravo Astrogol e bravo Callegari, bravi tutti e due, abbiamo visto due cosucce belle. Quei 17 secondi sono diventati 12-10 adesso, ecco che parte Musumeci, una buona azione, credo che sia il Giannattasio che tenta il tiro, una deviazione e ci dice bene, e sul tiro hanno avuto sfortuna invece. Finisce il primo tempo 5-1 per il Futsal Cobà. Bene, il pallone al centro e ricominciamo con la cronaca del secondo tempo della gara di futsal, dell'incontro di futsal tra Cobà e Tenax Casteltidardo. Primo tempo 5-1 per il Cobà. Non esce il pallone, lo credeva fuori Bernardez, ma è molto bravo Fiuzza. E poi Ponzi un po' scipone, per nostra fortuna, è stato molto bravo Fiuzza. Allora Musumeci, però c'è un errore e Svierkowski mette dentro, anzi no, è fuori, dietro la rete. Pensavo veramente che Svierkowski avesse fatto gol. Vediamo se lo fa Guga, stavolta no, stavolta va dentro, è dentro. 6-1, doppietta della meraviglia. Stavolta niente cartelloni pubblicitari, questo è gol, 6-1, bravo Guga. Rimetterci subito in carreggiata sbagliando un gol fatto e realizzandone un altro. Ecco che c'è quest'altra bella azione di Bernardez, che è sempre molto bello a vedersi con i movimenti. Guga, Bernardez, bravo, guardate un po' che roba, guarda che roba, ho detto poco fa, molto bello a vedersi, un'azione spettacolare, e Ugo Bernardez ci regala una perla. Vediamo se riesce Giannattasio, bravo Giannattasio, bel pallone. Decisamente quella pausa ci ha fatto bene, c'è un intervento tentato che poi è riuscito, ecco che c'è anche il cartellino giallo. Scolastra e Astrogol, c'era quasi arrivato l'estremo fidardense, ma Ponce, vediamo un po', stavolta Ponce, Giannattasio la poteva dare, comunque poi è stato fermato dai nostri, eccolo Giannattasio che la butta dentro e ha fatto un gol fotocopia a quello del primo tempo. Ecco Fefe Bagalini, sgolastra, bella azione, bella parata comunque dell'estremo fidardense, non arriva il pallone a Giannattasio. Bernardez, eccolo Console, bella parata, ancora Console, si coordina, ecco Astrogol, attenzione, Bernardez, Console, sgolastra, bella intesa tra i tre, e poi l'azione Fefe Bagalini. A maraviglia, tenta il tiro, ma c'è un bel intervento del portiere fidardense. È un errore qui, adesso vediamo Bernardez che fa un gol dei suoi. Non gli vedo fare una, un gol brutto, comunque Bernardez, tecnica sopraffina, 9-2. 5 secondi alla fine della partita, cominciamo a fare dei bilanci, prima vittoria per il Futsal Cobà, 3 punti molto importanti, andiamo a 4 dopo il pareggio interno con la Bulldog. E quindi ecco che a 9-2 il risultato, con le doppiette di Guga e di Sgolastra. Cavalleria alla fine, una partita in cui abbiamo meritato di vincere con una squadra che comunque ha dei valori tecnici
di un certo rilievo che penso che poi verranno fuori anche nel corso del campionato per quello che riguarda la Tebas. Oggi però ha vinto il Puzza Alcobà meritatamente 9-2. Nuove prospettive, bel lavoro di mister Campifioriti, ci risentiamo per la prossima diretta dal Palazzavelli. Buona serata a tutti.